Paolo, una bella vittoria in fuga sin dalle prime battute di gara, una finale a tre, un grande successo. Sì, sì, è stata una bellissima gara, abbiamo fatto la prima salita regolare, c'è stata una piccola fuga, ma è stata richiusa. Dopodiché sulla seconda salita, Castelnuovo di Porto, mi pare se non mi sbaglio, abbiamo menato forte io, il mio compagno di squadra Bolletta, Omar Pierotti e altri due Scodini e l'altro non me lo ricordo. Dopodiché siamo andati in fuga e da lì abbiamo cambi regolari, siamo andati fino a deviazione del corto e del lungo. Lì ci siamo divisi, tre abbiamo preso il lungo e due sono andati a far corto. Abbiamo dato i cambi regolari fino all'ultimo, a un chilometro ho provato, non mi hanno seguito e sono riuscito ad arrivare all'arrivo in vantaggio non so di quanto e sono riuscito a vincere. Voglio ringraziare per questa vittoria, prima di tutto sotto il profilo dei miei amici, Emiliano che mi segue sempre, tutto il mio team e Francesco Porzi che mi segue sempre con l'alimentazione e tutto quanto. E sotto invece un profilo sentimentale vorrei dedicarla a una persona, a Katia. Grazie di tutto, grazie a voi, bellissima corsa, bellissima organizzazione, ringrazio tutti. Ah, mi sono scordato, vorrei fare i miei complimenti alla mia compagna di allenamento, Manuela Lazzarini, che ieri ha vinto il campionato italiano, complimenti anche a lei.